Presidenza. I cittadini, le autorità civili e militari che ci onorano oggi in questa giornata importante e memorabile per noi, che assume un particolare significato, perché non si tratta dell'inaugurazione di una comune opera pubblica, come accade spesso in tantissime occasioni, ma di un'opera pubblica di particolare importanza che è destinato a un polo sportivo destinato ai giovani di Monasterace. Devo dare qualche notizia di carattere informativo per quanto riguarda la realizzazione della struttura e i finanziamenti. Questa struttura è stata realizzata ammodernando il campo di calcio che già esisteva e che è stato realizzato nei primi anni 80 dall'amministrazione da me diretta. E nel 2012, quando l'amministrazione diretta dalla dottoressa Lanzetta, si è ottenuto il finanziamento di 700.000 euro da parte del Ministero dell'Interno, destinato a realizzare il polo sportivo che oggi voi vedete, che si compone di questo campo polivalente su cui siamo, e dal rifacimento, alla ristrutturazione dello stadio, del campo di calcio, dove è stato rifatto completamente il terreno di gioco mediante erba sintetica. Il colpo d'occhio è straordinario, piace tantissimo a tutti e merita di essere valorizzato per quello che è, per quello che rappresenta. E oltre a ringraziare naturalmente l'amministrazione che si è adoperata per ottenere il finanziamento, il ringraziamento va anche alla commissaria prefettizia dottoressa Tripodi, che nella fase di elaborazione progettuale si è tanto prodigata. E poi ci siamo noi che lo abbiamo realizzato, l'amministrazione da me diretta, con la collaborazione dell'ufficio tecnico sotto la guida autorevole dell'architetto Denise. Un ringraziamento va anche rivolto ai direttori dei lavori e all'impresa, l'impresa Trot di Napoli, che non ha risparmiato risorse ed energie e si è adoperato in tutti i modi affinché la struttura fosse realizzata nel più breve tempo possibile, dal momento che avevamo dei tempi contingentati e fissati dal Ministero dell'Interno. I lavori complessivamente hanno comportato una spesa di 436.000 euro, perché c'era un ribasso di 150.000 euro che non si è potuto utilizzare per opere complementari che veramente sono necessarie. Comunque il Ministero dell'Interno non ci ha autorizzato per delle ragioni che attengono alla convenzione e alla tipologia di finanziamento che è stato concesso. Gli intestatari del campo, è una decisione presa nel 2005 dal Consiglio Comunale, che ha deciso a suo tempo di intestare il campo sportivo, lo stadio comunale,
al dottor Rocco Lombardo e al dottor Antonino Bosco. Perché questa decisione? Una decisione assolutamente da condividere, perché il dottor Rocco Lombardo, oltre ad essere stato un valente magistrato e procuratore della Repubblica di oggi per molti anni, è stato un grandissimo appassionato di sport, di calcio in particolare. È stato presidente per molti anni dell'associazione sportiva di Monasterace e sotto la sua presidenza sono stati raggiunti traguardi molto importanti. Si era proprio subito dopo l'inaugurazione del campo sportivo negli anni 80, il suo contributo per la formazione di tanti giovani come presidente è stato un contributo memorabile e non si può dimenticare. Allo stesso modo il dottore Bosco, che era il medico condotto del paese, un grande sportivo appassionato di calcio, e anche lui presidente di una società sportiva, si è tanto adoperato per la crescita dei nostri giovani. Questa è la ragione, abbiamo pensato oggi in questa circostanza di scoprire la targa che non era stata ancora affissa. Bene, io vi ringrazio ancora, chiudo il mio intervento. Grazie ovviamente dell'invito, grazie al sindaco, grazie a tutti i presenti. Io oggi non sono qui in alcuna veste istituzionale, sono qui e purtroppo non posso essere con i miei ex compagni di squadra, perché su questo campo ci ho giocato tante volte e per me è un piacere oggi non solo leggere che sulla stessa targa ci sono due nomi che hanno fatto la storia del calcio qui a Monasterace, ma soprattutto ricordare insieme a voi qualche episodio, quindi le mie non saranno parole di circostanza. Cercherò di testimoniare perché questa è un'opera importante. Io ricordo la prima volta, lo ricordava prima il sindaco, sarà stato forse il 1983, forse 84. La squadra di Monasterace all'epoca giocava a Stilo perché non c'era un campo sportivo, ed entrai da quel cancello insieme a mio padre. Il campo era in erba all'epoca, in erba naturale. Io ero un bambino, non sono, diciamo, restio a dirvi che avevo 13 anni, e mio padre, partendo da casa, mi disse: portati il pallone. Sì, portati il pallone, perché andiamo a vedere a che punto è il campo sportivo, dovrà essere inaugurato tra poco e quindi se vuoi puoi portarti il pallone. Io presi il pallone, lo portai qui e onestamente, vedendo questo campo così grande, era bello come oggi. Andai sull'erba e decisi di tirare un calcio di rigore a porta vuota. Lo sbagliai. Incredibilmente sbagliai un rigore a porta vuota. Ora io ancora mi porto dietro la delusione di chi sbaglia un rigore a porta vuota. E ancora oggi mi chiedo com'è possibile. E quindi quando assisto a determinate partite, voglio dire, vedo sbagliare a porta piena, dico: non c'è niente di strano. Però mi porto dietro anche una serie di insegnamenti, credetemi, cioè, forse ovviamente sono situazioni personali, ma penso, voglio dire, che possano essere importanti anche nel momento in cui vengono condivise, perché poi mi capitò di giocare decine e decine di partite su questo campo e ogni volta che mi è capitato di dover tirare un calcio di rigore, ovviamente avevo di fronte l'immagine di quella porta vuota, di questo pallone che mestamente rotolava fuori dai pali. E secondo me lo sport è quello. Lo sport è cogliere, voglio dire, una serie di significati che ovviamente per chi assiste a delle partite sono significati a volte sfumati. Per chi gioca, ed è importante giocare, sono significati importanti. Ora, arrivando qui e vedendo questo stadio oggi, mi tornavano in mente una serie di partite e in particolare i cosiddetti derby tra la S Monasterace e la Nova Virtus, e in particolare
una partita specifica, campionato giovanissimi. Qui c'è il mister Regolo, io non riesco a ricordare quale anno fosse, ma sarà stato l'85-86. Il primo derby della storia tra le squadre di Monasterace, campionato giovanissimi, AS Monasterace, AS Nova Virtus. Giocavo mezzala, c'era una tensione che neanche fosse sì, no, una tensione esagerata. Ovviamente chi vinceva quel derby restava nella storia. Iniziamo a giocare, partita bloccata come tutte le partite dove c'è una posta in palio altissima. Ad un certo punto, sull'altra porta, il portiere della Nova Virtus sbaglia un rinvio, come capita spesso. Il pallone rotolava anche lì, voglio dire, saltellando nella mia direzione. Dico, che faccio? Qui c'è Alessandro Zannino, che era un ragazzino all'epoca. Che faccio? Io tiro. La palla mi veniva incontro, compagni liberi non ce n'erano, tirai. E tirai altrettanto male, peggio di come aveva tirato, come aveva rinviato il portiere, tant'è vero che questa palla fece una serie di parabole e incredibilmente il portiere gli correva incontro. Dico, se gli corre incontro ora il pallone lo scavalcherà e io farò un gol ridicolo, ma segnerò il gol che poi segnerà la partita, che poi deciderà la partita. Effettivamente il portiere correva incontro a questa palla e il pallone lo scavalca e finisce in porta. E quello fu il gol che decise la partita. Ora credetemi, finita questa partita, mi chiesero, sei contento? Come, non sei contento? Avete vinto il derby, il primo derby? No, non sono contento. Non sono contento come non sono stato contento fino a quando, voglio dire, le squadre di Monasterace non hanno smesso di combattersi. Qui c'è Antonio Bosco, che voglio salutare perché tante volte ne abbiamo parlato di queste cose. E ricordo una volta che Antonio venne da me a dirmi, ma si dice in giro che tu sei contrario alla unificazione delle squadre. Beh, sappiamo come funziona, è inutile che adesso sto a intrattenervi. Cioè, credetemi, io quel gol non l'ho mai festeggiato, perché in un paese come Monasterace, e ovviamente per come io intendo lo sport unisce, non divide. Lo sport in questo paese, in tutti i paesi del mondo, deve essere una rappresentazione non solo di gioia, di condivisione, ma di una forza che si ritrova, voglio dire, nel rapporto che si crea tra le gente, non nel rapporto che si spezza. E quando invece, dopo tanti anni, quella divisione è stata finalmente superata, io ho detto, ora forse a Monasterace qualcosa di buono e di diverso può davvero avere inizio. Ecco perché, leggendo quei due nomi su quella targa, non posso che condividere le parole del sindaco. Oggi è una giornata importante, cerchiamo di non ripetere gli errori del passato. Tutti insieme si vince, tutti insieme si gioca, tutti insieme si contribuisce a far crescere queste comunità. Sono comunità piccole che diventano grandi nel momento in cui diventano punti di aggregazione. Quindi vi ringrazio molto per questa giornata, per l'emozione che mi avete dato. Purtroppo ho confessato delle cose personali, episodi che hanno segnato, diciamo, la mia vita sportiva. Vedendo questo campo d'erba, poi mi viene anche in mente il fatto, voglio dire, che noi a volte certi falli, giocando, non li facevamo. Una volta che mi capitò di fare un fallo, onestamente ci rimasi molto male, perché il campo non era così quando giocavamo noi, era come il parcheggio che c'è fuori. Cioè, il fallo era, purtroppo io ho delle deviazioni professionali, era un tentato omicidio. Quantomeno una tentata lesione grave. E quindi i falli non si facevano perché dell'avversario ti dispiaceva. E anche quello, secondo me, è un insegnamento che ci portiamo dietro.
Ecco che cosa significa rispetto delle regole. Si parlava prima di legalità, si può vincere e si deve vincere rispettando le regole. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili, militari e religiose. Oggi è una giornata importante per la Locride. Monasterace inaugura un nuovo campo sportivo per i giovani, dà un'opportunità maggiore ai giovani, segna un altro tassello che si aggiunge a quello che è stato fatto e quanto ancora dovremo fare, tutto quello che ancora dovremo fare. Qualche mese fa c'è stata l'inaugurazione del campo di San Luca, è un territorio molto particolare, molto difficile, ma lo Stato ha dato un segnale importantissimo. Oggi siamo a Monasterace, nuove opportunità per i giovani di Monasterace. Diceva il collega Lombardo, lo sport insegna a rispettare le regole ed effettivamente è così. I giovani devono crescere all'insegna di questi valori, rispetto delle regole, legalità. Tanto stiamo facendo in questo territorio del circondario di Locri. Sono stato chiamato in causa dal presidente Irto quando si è appellato al presidente Palermo. Io sono il presidente del tribunale di Locri e tanto stiamo facendo, le istituzioni stanno facendo tanto in questo territorio per un recupero della legalità, ma forse è meglio dire per la crescita della legalità che già c'è. Le regole vengono rispettate. Abbiamo bisogno però di aiuto e qui mi rivolgo alla politica, stateci vicine. Lo Stato è compatto in tutte le sue componenti. Locri ha bisogno di una testimonianza forte della politica. Dateci manforte, supportateci, perché le iniziative sono state tante, tante ancora ne avvieremo. Si parlava di beni confiscati, ma pare che le difficoltà siano tante per entrare in possesso concretamente di un bene confiscato. E allora che li teniamo a fare lì? C'è tanta manodopera disoccupata e le istituzioni, parlo degli uffici giudiziari, hanno bisogno di un aiuto. Si parla dei tempi lunghi della giustizia, però pare che sia tutto difficile nel momento in cui bisogna dare un concreto aiuto agli uffici giudiziari. Ecco, allora questa è l'occasione per rivolgermi alla politica oggi presente, ma a tutti quelli che ci ascoltano, per dire siateci vicini, perché i pezzi delle istituzioni non abbassano la guardia, anzi procedono sempre di più, però stateci vicini, aiutateci, grazie. È difficile intervenire al termine. Sembra quasi che è stato tutto detto e quindi due concetti voglio esprimervi, non voglio farvi abbronzare ulteriormente. Hanno detto tutti che è una giornata importante l'inaugurazione di questo campo. Perché? Perché di legalità, vedete, non è... È importante parlare, ma è importante soprattutto praticarla. E prima ancora di praticarla pretendendola dagli altri, dobbiamo pretenderla da noi stessi. Ognuno di noi deve vivere nella legalità e deve insegnare a questi ragazzi che adesso non vedono l'ora di correre su questo bellissimo campo e magari in questo momento un po' si disinteressano e che non capiscono quale fortuna hanno in questo momento, perché il giovane Giuseppe Lombardo correva su un campo dove se cadevi ti sfracellavi, loro correranno su un campo in erba ma non sapranno mai che cosa c'era prima. Sport e cultura sono il principale viatico per la legalità, non parlata ma praticata. Oggi stiamo praticando una fase di legalità, la legalità di chi fa cose concrete. E io dico che a fianco ai campi sportivi apriamo un cinema, invogliamo a leggere, mi rivolgo soprattutto alle famiglie, ai professori,
Vedete, io dico sempre, chi si emoziona davanti a un quadro, davanti a un bel libro, davanti a un bellissimo disco, chi si emoziona nel vedere un gol di Giuseppe Lombardo, non può poi dopo essere dedito alla criminalità, dedito a fare cose illegali. E dunque più coltiviamo cultura e legalità, più combattiamo concretamente la criminalità, più di quanto possiamo farlo noi che facciamo i procuratori, che arrestiamo la gente. È importante avere la rete della società che sia acculturata per combattere la legalità. È il primo concetto. L'altro era semplicemente un ricordo e un apprezzamento. Io non ho avuto l'onore di conoscere né il mio predecessore Rocco Lombardo né il dottor Bosco, e tuttavia del procuratore Lombardo chissà perché sento ancora oggi, a distanza di molti anni, parlare della sua deontologia, del suo attaccamento al lavoro, che è un altro aspetto della pratica della legalità. Mi è stato raccontato che il procuratore Lombardo fino agli ultimi giorni della sua vita veniva al lavoro nonostante stesse male, per esempio, che è un modo, come dire, di far capire, di lanciare un messaggio di attaccamento a quello che si fa, perché l'amore per quello che si fa è un altro importante viatico per la legalità, per dare un esempio di legalità. Immagino sia lo stesso per questo dottor Bosco. Ecco, voglio dire, ognuno di noi si deve sentire portatore sano di legalità attraverso il proprio esempio, prima di pretenderlo e di insegnarlo anche agli studenti, cosa molto importante questa. Così facendo, creando cultura, creando sport, noi gettiamo il seme del vero contrasto alla criminalità organizzata e facciamo in modo che queste terre possano andare realmente avanti ed affiancarsi alla modernità che corre. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto, quando si parla di legalità e si parla di cose importanti per il mondo sportivo, soprattutto per il mondo dilettantistico, perché avere la certezza di essere in un contesto di legalità, di essere in un contesto in cui i giovani che giocano alla fine si abbracciano, si divertono, e questo è il concetto fondamentale, non il concetto di poter invece inveire contro quando si perde una partita, anche perché, ripeto, l'attività giovanile, ma l'attività del mondo dilettantistico dovrebbe essere un'attività di divertimento. È chiaro che ognuno non vuole perdere, tutti vogliono vincere, però alla fine bisogna accettare anche la perdita di una gara che può, sotto l'aspetto culturale, dovrebbe essere una vittoria per il terzo tempo. E il fatto delle elite in Calabria? La Lega Dilettanti, il settore della Lega Dilettanti, ma soprattutto il Comitato Regionale, ha inteso impegnare quest'anno con un campionato maggiore, un campionato di elite allievi, che porta ovviamente ad un miglioramento delle attività giovanili per le squadre che sono organizzate e che hanno certe caratteristiche per poterlo fare, cioè significa dare maggiore svolta, maggiore impegno, maggiore indicazione ai giovani che devono crescere per andare verso il mondo professionale. Presidente, oggi si inaugura un campo in erba sintetica. A che punto è lo stato dell'impiantistica sportiva in Calabria? Certo, non è eccezionale, ma sta migliorando enormemente. Se considerate che negli anni passati quasi tutti i campi erano quasi dismessi, chiusi, anche per motivi di sicurezza, oggi, devo dire la verità, moltissimi campi sono riaperti e vengono dati come garanzia per la sicurezza dei giovani. Il problema non è solo quello, il problema dei campi è un problema importante, è il problema che purtroppo i giovani vengono sempre impegnati meno nel nostro mondo, anche se la prima attività che si svolge nello sport italiano, però ovviamente ci sono tante altre attività che distraggono questi giovani dal mondo nostro sportivo. Io penso che l'impegno nostro, delle persone che diciamo lavoriamo per i giovani, deve essere ancora maggiore per far capire che
lo sport ha una indicazione eccezionale. Io ho visto un cartello qua che dice: ha il potere di creare speranza, non il potere di creare, è il potere della la certezza della speranza, perché lo sport è speranza in tutto. Basta vedere poi l'attività che si fa ad Amatrice e in altri posti, che ha dato speranza di vita a, ovviamente, a coloro i quali hanno subito un grave problema a livello familiare, cittadino, regionale, tutto con il sisma che c'è stato il 28 di agosto. Signore e signori, ecco il taglio del nastro. Benvenuti a Monastrace, al Rocco Lombardo e Antonino Bosco. Evviva Monastrace, evviva lo sport, evviva il calcio in città. Grazie a tutti. E adesso la benedizione dell'impianto sportivo e poi lo potremo per bene praticare. Ricordo che subito dopo una visita velocissima ci porteremo al buffet. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa preghiera è perché i sogni più belli di questi ragazzi e di questi giovani si avverino. E noi ci uniamo a questi loro sogni e soprattutto vogliamo aiutare questi ragazzi a crescere anche in questi spazi di aggregazione, questi spazi di sport che diventano spazi di amicizia e di crescita. Ravvivi in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Nella benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimanga sempre. Bene, auguri a tutti, buone giornate e che sia una bella giornata di sport. Attenzione, fuori cerimoniale, fuori protocollo, c'è il calcio di rigore del procuratore Giuseppe Lombardo. Pronti, il fischio dell'arbitro c'è, cortesemente, signor arbitro. Il fischio, aspetti, procuratore, c'è il fischio dell'arbitro. Fischio, parte il procuratore, ed è gol, gol, gol! L'arbitro è pronto. E poi anche il sindaco? Attenzione, parte Oliva. Ed è gol! Va preciso all'angolo destro dell'incolpevole, legnoso portiere di Spadola. E adesso abbiamo il sindaco della città. Ed è gol! E tutti a rete quest'oggi.
Qui abbiamo uno schieramento 4-4-2 4-2-3-1 che ti passa dietro! Vane, arbitro!